No, è uno scherzo, sono Klaus Maria Enrico Chizzini, il vostro critico cinematografico. Come sempre, il vostro preferito, io spero. Questa sera io dovrei parlarvi, come sempre, di cinema, anche se preferirei parlarvi di mimi tibetani. I mimi tibetani sono... Parlo di cinema. Bene, questa sera vorrei affrontare, articolare il tema della visione... Sì, stringo, ho stretto, benissimo, no, ho stretto pochissimo. Il cinema come visione, dicevo, per voi forse questa parola, visione, vorrà solo dire la differenza tra prima visione e seconda visione, che una ha le poltrone più comode, costa di più, l'altra, no, invece il problema io vorrei affrontarlo in termini filosofici, insomma, in una parola, in particolare questa sera io vorrei parlarvi delle cose che si vedono, ma soprattutto di quelle che non si vedono. Cioè, voi sapete che ci sono cose che si vedono ma non ci sono, tipo quelli che in Jugoslavia vedono la Madonna, l'ho visto, non c'è, però l'ho visto, non c'è, allora. Oppure ancora ci sono cose che ci sono ma non si vedono, tipo la fame, non è che si vede, però c'è, no? La famosa frase, ho una fame che non ci vedo, va bene. Poi ancora vorrei parlarvi delle cose che si vedono e ci sono, tipo, cioè, tante cose qui intorno a me, io stesso, peraltro. E infine, ancora più interessante, delle cose che non si vedono e non ci sono, e chi se ne può dire? Ma senza stare qui a fare della filosofia, voglio dire, anche fisicamente, ci sono delle cose che, per esempio, i miraggi, no? C'è chi li vede e chi non li vede, vede. Per esempio, due in un deserto, due, da una settimana, senza mangiare, senza bere, a un certo punto uno magari vede un miraggio, l'altro non lo vede. Neanche il miraggio, no. Oppure magari lo vedono tutti e due, ma uno vede una donna nuda e l'altro una pozza d'acqua. Perché i miraggi partono da qui, o insomma, ognuno gli partono da dove vogliono. E se quando arrivano lì si scambiano il miraggio, cosa succede? Uno si beve la donna, l'altro cosa fa? La pipì nella pozza, dico no, questo per dire che ognuno ha i suoi miraggi, a parte i francesi che hanno i miraggi, gli americani hanno i persing, i persiani cosa hanno? I persing anche loro che l'hanno persing gli americani in queste strade. E anche voi a casa, voi pensate di vedere lo stesso spettacolo, invece no, perché quelli a destra stanno vedendo il mio profilo sinistro, che è così, mi spiace, quelli a sinistra stanno vedendo il mio profilo destro, che è peggio del sinistro, quelli al centro non vedo un cacchio perché ho solo due profili, questo è la televisione, e questa è una giacca per dire, capite? E io a sto punto non vedo perché non dovrei parlare di montaggio, che è la vera essenza del cinema. Ora, parlavamo delle posizioni, la volta scorsa del montaggio. Una delle posizioni preferite è quella Pecorenstein, cioè l'assistente al montaggio si pone in una posizione di questo tipo. Il montatore, che in questo caso sono io, arriverebbe da dietro, prenderebbe la rincorsa.